Ciao, allora benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so che avevo detto che non l'avrei più prese, ma hai aperto Tiger da un po' e non potevo evitare di prendere una box a sorpresa. Anche se nelle ultime che avevo preso ero rimasta molto, molto, molto insoddisfatta, non troppo perché il tigrotto è sempre lo sfondo nei miei video perché anche se manca un pezzo non si nota e non ci importa. E volevo provare a prenderne una. Questa è quella da 4 euro, c'è anche quella da 6. Io faccio quella da 4, anche se ho detto quella da 4, che è la più piccola, sarà quella con più cavolate. Ma non volevo spendere troppi soldi, quindi 4 euro. Non c'è scritto come sempre niente e quindi sarà sempre mista. Come sempre è chiusa con i ganci che adesso andiamo a togliere e poi dopo andiamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è. Così diamo un'altra possibilità a Tiger. Intanto che diamo un'altra possibilità, io non riesco. La sgancio qui in diretta. Uno. Non riesco neanche a sganciare i punti, perfetto. Ecco qui. E due. Ricordatevi che i punti metallici li metto alla mia sinistra, magari così evito di perderli dopo per tutto il tavolo. Quindi questa è la box. E la guardate prima voi, poi io pesco. Allora, ve la mostro, ma io non guardo. Vedete qualcosa? Ok, adesso la mettiamo qui e vado a pescare. Se non cade, mettiamola così. Pesco il primo prodotto. Il primo prodotto che sento è questo morbidoso. Non so cos'è. Con la cerniera. Magari dentro c'è scritto qualcosa? No. Poliestere. Non c'è scritto niente. Una borsa, c'è un calzino ricamato fuori e questa è una borsa in rete. Porta calzini? Allora, funziona, è carina, è integra, è pulita, non so a cosa serve, quindi se voi lo sapete, porta calzini? Da viaggio, da valigia? Non c'è scritto niente, non è, qui c'è un laccetto per appenderla. Quindi forse l'ha messa dentro perché c'era un altro pezzo oppure è tolta l'etichetta, non lo so. Se sapete a cosa serve, fatemelo sapere. Intanto la mettiamo qua e andiamo avanti. Sento una cosa interessante. Come funziona? Come funzionano queste cose olografiche? Allora, andiamo avanti. È un quadernino. Che è con adesivo da quelli da 1 euro, ok? Un quadernino piccino con gli anelli, la spirale ed è a righe. Così è anche comodo, è carino. Sembra che le pagine ci siano tutte. Mi sembra carino. 80 fogli, mi sembra carino. Mi sembra funzionale. È piccino, ma a me i quaderni piacciono sempre. E c'è questa tigre che in alcune. Riesco così aperta, così chiusa. Beh, è carina. Basta, per me è carina e questa mi piace assolutamente. Mi piace. Andiamo avanti. Ora la domanda è: c'è tutto? Lo apriremo e guarderemo. E ho visto qualche video su questi. Il kit da scavo. Che dentro ci deve essere scavi, il gesso, dentro ci sono questi cosi qui forse. Allora, mi sembra integro e soprattutto è chiuso. Vado ad aprirlo io, vediamo con le forbici. Vediamo se per caso l'hanno richiuso loro, se è successo qualcosa. Boh. Se è integro ci piace, ci facciamo un video. Quindi lo apriamo. C'è. Quindi come funziona? C'è questa testa e la testa è sigillata. Una testa di un dinosauro. Poi cos'altro c'è?
Questo è chiuso, un pennellino, un cosino per scavare e il martellino, è bellissimo. Se diceva che c'erano queste cose, aspettate che c'è qualcos'altro qui fondo. Ah, no, non c'entra niente. Stelline? Non so cosa possono servire. Se le cose incluse erano queste, ci piace, dice qualcosa. Ah, sì, ci sono i disegni. Ah, ok, più che le istruzioni. Ci sono i disegni, quindi c'è tutto: martello, scalpello, pennellino e gesso. Abbiamo tutto. Oh, ci piace, facciamo un video su questo sicuramente. No, scavo il gesso. Ci piace, anche perché costava un sacco, avevo visto nei video. E poi non è neanche tra i codici rossi. Oh, ci piace, andiamo avanti. Oh, ultima cosa. Allora, non la guardo, però voglio farvi vedere. Non la guardo, non sto guardando, che la box è vuota. Adesso cambio. Non guardo, non guardo, non guardo, non guardo. Capiamo. Io solo ho visto la copertina e ho già detto è bellissimo per il fatto che è pieno, pieno, proprio pieno di cricetini. Ora guardiamo cosa c'è. Ah, è un quadernino classico a righe. Sembra che abbia anche tutte le pagine. Ah, ecco cosa gli è successo. Allora, non è un difetto e lo risolvo io, però non so come farvelo vedere, non credo che si veda. Forse così, ecco, se lo tiro su. A quanto pare hanno tolto l'etichetta ed è rimasta tutta la colla che io sto togliendo con le mani. Non so se si vede qualcosa. Mamma mia, poverino, hanno tolto l'etichetta, vedete che adesso si sta spelando, tolgo i pezzi. Si vede che si è staccata l'etichetta o che qualcuno l'ha tolta, ma non doveva toglierla ed è tutta rimasta la colla, quindi non sanno come toglierla, ma non sanno neanche come venderlo. Penso che sia questo il motivo, perché non ha danni, non ha danni e a noi ci piace tantissimo. Ora però dobbiamo fare assolutamente, metto via le forbici, dobbiamo fare assolutamente i conti di questi prodotti. Allora, secondo me il quaderno questo, 2 euro li viene, anche se così sarebbe invendibile per loro, ma io l'avrei tolta l'etichetta una volta a casa, quindi ci sta. Adesso io con l'alcol piano piano vado a togliere questa etichetta. Cosa? Quindi questo sarebbe da 2 euro. La box era quella da 4 euro. Io questo kit l'ho sempre visto dei prezzi, non mi ricordo se 3 o 5 euro. Facciamo 2 euro anche questo, così siamo già al prezzo della box. Questo qui è delizioso. So che è 1 euro perché c'è il codice rosso, quindi è 1 euro. E questo che non ho la minima idea di cosa sia, facciamo 1 euro. Quindi 2, 4, 5, 6 euro. La scatola era da 4 e quindi ci sta benissimo. Dunque, io devo assolutamente capire che cosa è questo, ma lo devo assolutamente capire. Qualcuno me lo spiega? Però mi è venuta un'idea. Potrebbe essere quelli da mettere in valigia le calze perché non si disperdano nella valigia? Potrebbe essere questo? Io devo capirlo che cos'è. Non è possibile che io non sappia che cos'è. Il problema è che nell'etichetta qui c'è il simbolo di Tiger, ma non si capisce. Sì, qui è da mettere in valigia, c'è anche il gancetto da legare, da agganciare alla valigia. Facciamo che qua è da valigia. Non mi serve per le valigie, ma un altro uso sicuramente lo troverò e comunque è integro. E niente, allora fatemi sapere. Intanto questa box mi è piaciuta, sì, mi è piaciuta davvero. E mi piace quando sono cose sfiziose. Allora fatemi sapere se questo video vi ha tenuto un pochino di compagnia ed mi raccomando come sempre di lasciarmi un like. Iscrivervi al canale e lasciare anche un commentino. Sempre il commentino ci trovo sempre e essere iscritte perché periodicamente estraggo sempre un regalino per voi se non sapete di cosa parlo, andate alla fine del video per capirlo. E comunque vi saluto. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!
Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!